Parliamo di politica locale, conosciamoli meglio. Alcamo post voto di ottobre 2021, ascoltiamo adesso l'intervista del consigliere Laura Barone, Movimento 5 Stelle, eletta con 350 preferenze. Una campagna elettorale un po' più tradizionale perché i social rimangono sempre una realtà virtuale, mentre il contatto umano con le persone eh, ritengo che sia uno dei più grandi patrimoni che la democrazia ci, ci permette, ascoltare tutte le esigenze dei cittadini. Rispetto a cinque anni fa eh, i voti sono stati di meno. Nel 2016 comunque il Movimento 5 Stelle era come dire, trasportato da un'onda politica. I 657 voti sono stati voti di, di entusiasmo, questi sono 350. Voti alla mia persona. Stavolta è cambiato un po' lo scenario, avrete bisogno in consiglio di far passare ciò che arriverà dalla giunta e quindi occorrerà la mediazione. Si traduce con, con il confronto, con il dialogo, anche con delle osservazioni un po' più diciamo, eh, spigolose. Si avvia ad un dialogo con il Partito Democratico, siete pronti ad Alcamo per iniziare questo? Ma noi siamo pronti al Partito Democratico così come ritengo eh, la, la proposta politica deve essere aperta a tutti. A livello nazionale, a livello regionale si sta osservando eh, una collaborazione attiva con il Partito Democratico, quindi io non, non vedo nessun ostacolo ad Alcamo a proseguire questa, questa tendenza. Ringrazio ovviamente tutti tutte le persone che si sono spese nel scrivere il mio nome, ringrazio il, il sindaco, tutte le liste per, per avere comunque eh, partecipato a questa campagna elettorale e voglio ringraziare adesso tutte le persone che sono rimaste a casa e magari eh, parteciperanno un po' di più alla vita politica. Ha vinto Domenico Surdi pentastellato o Domenico Surdi che ha creato e ha saputo creare un elettorato tutto suo? Ha vinto Domenico Surdi come persona che si è aperto alla città, che si è aperto alle forze politiche. C'è gente che guarda solo da un versante dei voti disgiunti per convenienza. Ma il voto disgiunto, se c'è stato, è c'è stato per tutti. È previsto in questa legge elettorale si discute che so con me è buono e so con me è sbagliato. In base a come uno vuole affrontare gli argomenti, uno vede il bicchiere mezzo pieno mezzo vuoto. Io invece vedo una manifestazione importante della democrazia che dà la possibilità all'elettore. Di scegliere un candidato al consiglio comunale e contestualmente di scegliere un candidato sindaco diverso dalla, dalla coalizione. Non vedo tutto questo diciamo, problema nel, nella, nel dare la possibilità all'elettore di fare due scelte diverse. Gran parte dell'elettorato ha detto avanti con Surdi e no ha passato. L'elettorato in questi anni ha avuto la possibilità anche di poter conoscere meglio eh, Domenico Surdi e la sua azione politica. E, e da lì ha deciso di rinnovare la fiducia a Domenico Surdi.